Ciao a tutti, diavoletti! Vi dobbiamo dire una cosa molto brutta! Sì! Stiamo per piangere, stiamo proprio per piangere, sapete perché? Allora, venite qui! Guardate, qui ho la mia valigia e qui c'è la valigia di Vinci! Oh, dove vai? Indovinate dove siamo? In aeroporto. Sì, il posto in cui si prende l'aereo. Sì, proprio l'aereo. Che ti fa volare in cielo e ti fa andare in altri posti. Esatto, ma non è tanto questo il problema. Il vero problema è che è notte. E noi abbiamo perso l'aereo. Sì. Avete capito proprio bene. Abbiamo perso l'aereo e adesso siamo proprio nell'aeroporto, da soli. E la gente sta dormendo, guardate. La gente sta proprio dormendo. Ma noi sicuramente non dormiremo e andremo in giro per l'aeroporto, non è così? Dai, Vinci, vieni. Vinci, ma ho paura di andare in giro per l'aeroporto perché per l'aeroporto ci potrebbero essere delle persone molto pericolose, lo sai, ma vero? Ma io qui non ci resto, qui è ancora più pericoloso, stando fermi è molto più pericoloso, quindi adesso camminiamo. Oh, Vinci, mi è venuta molta fame, ma... Il bar è chiuso? Il bar è chiuso? Perché è tutto chiuso? Oh no, diavoletti, io volevo qualcosa al bar, ma è chiuso perché è notte. Cosa hai visto? Ci sono delle macchinette. Cosa? Vinci, aspetta. Tu aspettami qui, ok? Controlla le valigie, okay? E adesso vado io vicino a quelle macchinette. Cosa vuoi? Delle palline di cioccolato. Ok, vuoi delle palline di cioccolato? Ok, vado. Ok, Vinci, tu resta qui con le valigie, non andare via. Torna presto, mi raccomando, non voglio restare qui da solo, ho paura, muoviti. Ok, diavoletti, andiamo un attimo vicino alle macchinette. Qui ci sono tantissime cose, meno male che sono aperte. Ci sono le patatine. Poi lì c'è la cioccolata. Ok, aspettiamo. Ma aspettate, Vinci cosa voleva? Delle palline di cioccolato? Vediamo se ci sono. Eccole! Qui ci sono le palline di cioccolato e Vinci voleva proprio le palline di cioccolato, quindi... Io non le prenderò. Adesso gli faccio un dispetto. Prendo qualcosa che non piace a Vinci. Vediamo. Ecco qui. Qui ci sono le patatine al formaggio e a Vinci non piace tanto il formaggio, quindi adesso gli prenderò queste patatine. Ok. E che numero sono le patatine? 12. Ok, 1, 2. Ok, patatine, venite qui. Ok, prendiamo le patatine. Prese, queste sono delle patatine al formaggio e a Vinci non piace il formaggio. Adesso le porteremo a Vinci. Chissà come sarà la reazione di Vinci quando vedrà queste patatine. A Vinci non piace il formaggio, voleva delle palline al cioccolato e io non ho preso le palline al cioccolato. Ho fatto proprio uno scherzetto a Vinci. Ok, portiamo queste patatine a Vinci. Vinci? Cosa? Vinci? Dove sei? Vinci? Sei in mezzo alle valigie? No, non c'è nessuno in mezzo alle valigie. Sei qui? Vinci, dove sei? Ma Vinci dov'è? Non è neanche laggiù. Vinci? Cosa? Oh no! Qui c'è la scarpa di Vinci. Sì, questa è la scarpa che indossava Vinci. E perché proprio qui, a terra? Perché la scarpa di Vinci è qui a terra? Oh no, forse è successo qualcosa di brutto a Vinci. La scarpa di Vinci è proprio qui, a terra! E vi rendete conto, vero? Siamo nel bel mezzo della notte, in un aeroporto, siamo da soli. E quindi? Cosa devo fare? Devo andare a cercare Vinci. Ok. Prendiamo la scarpa di Vinci e andiamo a cercare Vinci. Odoriamo le scarpe. Ok. Non sono un cane, non posso sentire gli odori. Quindi come faccio a trovare Vinci? Vinci... Ok, diavoletti, mi sono avvicinato al bagno. Magari Vinci. Vinci? 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 No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno in questo bagno. Sono da solo. Ok, c'è qualcuno qui che si sta lavando le mani? No, non c'è nessuno qui che si sta lavando le mani. C'è qualcuno in questo cestino? No, non c'è nessuno in questo cestino della spazzatura. Andiamo avanti. Ok, diavoletti. Qui c'è un corridoio. Ok, controlliamo. C'è qualcuno qui?
No. Non c'è nessuno. Nessuno che sta facendo la plin plin. Ok. Qui ci sono tantissime porte. Controlliamo vicino ad ogni porta. Cosa? Ho trovato un indizio, diavoletti. Questo è l'orecchino di Vinci. Cosa? Forse Vinci è in questo bagno. Cosa? Ma perché lì dentro c'è una persona con una scarpa? È un piede senza scarpa? Forse è la scarpa di Vinci. Ha un piede con una scarpa e un piede senza scarpa. Vinci, sei tu? Chi sei? Sono Anto. Sì, proprio sicuro? Sì, sono io, sono Anto. Fidati di me, esci da questo bagno. Vinci? Anto, sei tu? Ma perché? Perché ti sei nascosto in questo bagno? È successa una cosa davvero bruttissima. In pratica, tu sei andato alle macchinette per prendere del cibo, no? Eh? E poi qualcuno di veramente misterioso e spaventoso si è avvicinato proprio vicino a me. Ok, Vinci, stai dicendo una barzelletta? No, no, è la verità. E in pratica mi stava continuando a fissare con quello sguardo malefico, ma poi mi son detto che resto qui a fissare oppure fuggo via. E quindi sono scappato, ma il mio piede era incastrato. E io ho tirato il mio piede e la mia scarpa è andata via. Fa davvero tantissima paura, io resto chiuso qui, ciao. Vinci, torna qui. Dobbiamo solo sperare che sorga il sole. E anche in fretta, non credi? Eh sì, perché qui ci sono troppe persone. Guarda, ci sono tantissime persone. Ma tantissime persone molto strane, perché è davvero tarda notte, lo sai? Ok, Vinci, ma non ci pensiamo. Adesso camminiamo, camminiamo sempre e porta le valigie. Ok, ma non c'è anima viva qui. Perché sta dormendo lì? Che carino. Non lo so, buonanotte, signore. Ok, Vinci, quindi adesso... Noi siamo da soli in un aeroporto, siamo proprio da soli. E dobbiamo aspettare domani mattina che c'è il nostro aereo. E quindi cosa facciamo tutto il tempo? Scendiamo le scale mobili. Tu dici che è un passatempo scendere le scale mobili? Ok, Vinci, ma dove sono le scale mobili? Così ci andiamo a divertire. Non lo so, secondo me sono da questa parte. Stiamo andando proprio bene. Oh, Vinci, che paura. All'aeroporto è tutto chiuso, guarda. Eh sì. È tutto chiuso. È veramente tutto chiuso. E ehi, qui dentro? Ehi, c'è qualcuno qui dentro che ci può aiutare. Ci scocciamo. Anto, è notte. Dobbiamo andare solamente sulle scale mobili. Vieni subito qui. Ok, diavoletti. Attenzione, ci sono veramente persone molto strane qui. Ok, diavoletti, adesso useremo le scale mobili e giocheremo con le scale mobili. Cammineremo e faremo belle corse. Ci divertiremo tantissimissimissimo. Wow! Ok, Vinci, qui ci sono le scale mobili, guarda. Sono proprio le scale mobili. E sono divertentissime. Ok, si sono trasformate in scale. Si sono trasformate in scale. Tanto qui dobbiamo fare molta attenzione a queste scale mobili. Sono veramente ingestibili. Devi stare molto attento. Fa molta attenzione. Guarda, all'improvviso si trasformano in vere e proprie scale. Ed è molto pericoloso, lo sai? Sì, devo stare attento a non cadere. Devo stare attento a non cadere dalle scale mobili. Attenzione, stiamo per arrivare al capolinea. Vinci, salto. Okay, salto. Ok. Che belle le scale mobili. Salta. Ok. Diavoletti, le scale mobili sono bellissime. Voglio andare avanti e indietro per le scale mobili. Esatto, anch'io. Fin quando non sorgerà il sole, spero il più in fretta possibile. Questo è un gioco per passare il tempo. Scendiamo le scale mobili e poi le saliamo. Che bello faremo questo gioco finché non uscirà il sole. E secondo me dobbiamo farlo 100 volte, Vinci. Esatto, ma sempre prestando molta attenzione. Eh sì, perché potremmo cadere dalle scale mobili da un momento all'altro. Dobbiamo stare attenti qui a fare un salto. Eh sì, qui dobbiamo fare proprio un salto. E poi dobbiamo stare attenti quando si trasforma in una scala. È davvero molto divertente e divertentissimo, ma bisogna prestare molta attenzione. Davvero, che c'è? Eh sì, in effetti hai proprio ragione, ma adesso faccio un saltino ed è tutto ok. Ma tu perché sei lassù? Vieni subito qui. Ok, Vinci, ma adesso io salirò e scenderò queste scale 100 volte, così mi divertirò un botto. Esatto, ci stiamo divertendo davvero tantissimo, anche se è davvero molto sonno. Anto? Aia, Vinci, cosa? Ma che è successo? Aia. È terribile. Hai sentito anche tu? Un crack? Sì. Fai vedere cosa ti sei fatto. Vinci, mi sta uscendo il sangue dal dito, mi sta uscendo il sangue dal dito. È terribile, ti sei fatto proprio male. Vinci, perché sei cucciuto. Vinci, aiuto, perché riesco a muovere questo dito? Riesco a muovere questo qui? Riesco a muovere questo qui? Riesco a muovere questo qui? Ma è questo?
Non riesco a muoverlo, aia, Anna, mi fa male. Ti sei rotto il dito? Sì, non riesco a muovere questo dito. Non riesco proprio a muovere questo dito, aia. Non toccarlo. Scusami. Dobbiamo andare all'ospedale. Dobbiamo fasciare questo dito perché non riesco a muoverlo. Sì, ma il problema è che adesso l'aeroporto è chiuso. Come facciamo ad andare in ospedale? Vinci, devi fasciarmi il dito perché non riesco più a muovere il dito. Oh, è terribile, Anto, un dito che non riesci a muovere, è davvero terribile. Ho un dito rotto, diavoletti, e mi sento di svenire. Ok, dobbiamo subito fasciare questo dito, vieni. Come ti senti? Mi sento di svenire, mi sento di svenire. Bevi un po' d'acqua, bevi un po' d'acqua. Apri, ecco. Apri l'acqua. Ok, bevi. Diavoletti, devo muovere solo questa mano perché questa mano non riesco più a muoverla perché ho un dito rotto. Ok. Mi sento meglio con l'acqua, ma mi sento sempre... Ti senti molto meglio? Mi sento sempre di svenire. Ok, Anto, devi riposare, tranquillo, io ti guarderò le spalle. Ok, Vinci, ma c'è un piccolo problema. Io non riesco più a muovere questo dito. Guardate, questo dito è proprio rotto. Ma tranquillo, non preoccuparti, passerà tutto. Adesso devo usare solo questa mano. Perché questa mano ha un dito rotto. Abbiamo fasciato il dito che è stato rotto. E adesso voglio un regalo alle macchinette. Ok, che cosa vuoi? Allora, Vinci, qui ci sono gli M&M's, poi qui ci sono delle caramelle, qui c'è l'acqua, c'è il succo d'arancia, ci sono tantissime cose. E tu cosa vuoi? Visto che ho il dito rotto, adesso devo fare la parte del malatuccio e quindi voglio tutta la macchinetta. Stai scherzando, non è così? Eh sì, voglio tutte le cose. Voglio questa busta di patatine, questa busta di patatine, questo, 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 voglio questo, voglio il succo, voglio l'acqua, voglio il tè, voglio tutto quello che c'è in questa macchinetta. Perché praticamente il mio dito è rotto e sono malato. Ok, va bene, anche se non sei malato. Ecco il tuo cibo. Cosa? Hai preso solo una cosa. E tu volevi tutta la macchinetta? Sei praticamente impazzito? Ma io ho il dito rotto, quindi devo avere tutto quello che dico. No, non è così. Come non è così? Non è così, non sei malato, hai soltanto un dito rotto. Ma è stata tutta colpa tua perché tu sei andato velocissimo su quelle scale mobili. Però mi fa ancora male il dito e non posso muoverlo, diavoletti. Commentate tutti quanti qui sotto, povero dito di Anto. Ok, andiamo a comprare altre cose. Hashtag povero dito di Anto. Anto, ma sei impazzito? Oh? Vinci, ma io ho il dito rotto, quindi adesso devo avere tutto quello che dico. Ok, mi mangerò questi biscotti. Me li apri? Certo, vuoi che te li apra? Sì, perché come faccio? Il dito rotto. Ecco. Ma devi aprire un'altra volta. Adesso aprirò tutto il giorno le cose a te. Sì, aprirai tutto il giorno le cose a me? Basta. Grazie mille. Oh, non riesco a dare il morso. No, non è vero. Dovrò sopportare Anto col dito rotto, non soltanto Anto normale, Anto col dito rotto. Diavoletti, adesso è mattina, sono Anto, sì, sono proprio Anto e abbiamo passato tutta la notte in aeroporto. Che ansia, ma meno male, ci siamo riusciti e io ho dormito tutta la notte. E adesso Vinci sta riposando perché ha guardato me tutta la notte e mi ha comprato tutte le cose che c'erano nella macchinetta. Ho mangiato veramente tutto. Adesso è il momento di prendere l'aereo. Andiamo, diavoletti. Che ansia, andiamo a prendere l'aereo. Ok, andiamo a svegliare Vinci. Oh, ci sono anche tutti i negozi aperti, che bello. Andiamo a prendere l'aereo. Andiamo a prendere l'aereo che tutte le persone stanno andando. Ok. E ricordatevi che io ho un dito rotto. E adesso devo fare il mio viaggio in aereo con un dito rotto. Ma fa nulla. Esistono cose più gravi. Ma mi fa male tantissimo il dito.